nostri auditi. La Commissione svolgerà nella giornata odierna audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede consultiva. Allora, chiedo di... No, anche dei colleghi, se si possono silenziare i colleghi. No, io non ho un mouse. Ok. Quindi la dodicesima commissione svolgerà nella giornata odierna audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede consultiva del testo unificato sulle proposte di legge 107 abbinate recante misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati a sé. Direttore del consultorio La Dimora di Perugia, che è qui presente. Cristina Carturan, che è collegata in videoconferenza, già membro del Comitato regionale per la bioetica della Regione Veneto, e Massimo Gandolfini, anche lui collegato in videoconferenza, presidente dell'associazione Family Day. Faccio presente che sono stati invitati in audizione anche Emiliano Lambiase, psicoterapeuta, Silvana De Mari, medico, Patrizia Santovecchi, presidente dell'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, Paolo Marchionni, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Donum Vitae, Chiara Azzori, infettivologa. Costoro hanno comunicato di non poter partecipare e sono stati invitati a inviare una memoria scritta. Avverto inoltre che Giovanni Serpelloni, già capo del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato nella mattinata odierna di non poter più intervenire a causa di impegni sopravvenuti. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Cominciamo quindi dando la parola al dottor Francesco Fabbrucino. Le chiedo questa cortesia di mantenersi entro 10 minuti, tanto seguiranno poi le domande e quindi la replica. Prego, dottor Fabbrucino. Grazie Presidente, molto gentile. Rimarrò entro i 10 minuti. Dunque, io mi occupo professionalmente dei conflitti familiari, quindi diciamo che il mio contributo è orientato verso la violenza e discriminazioni per motivi di orientamento sessuale nell'ambito della famiglia. Volevo portare un attimo di attenzione su una questione epistemologica della locuzione violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Innanzitutto, in questo momento, nella nostra società stiamo attraversando un grosso problema proprio sull'alterità tra uomo e donna, e sta venendo a mancare proprio il fondamento per l'identità di questa relazione tra uomo e donna, che poi lo vediamo nelle sue forme sociali, nella coppia, nella convivenza e nel matrimonio. E molti conflitti familiari nascono proprio dalla confusione dell'identità, di questa alterità tra uomo e donna. C'è sempre più una incomunicabilità. E quindi questi aspetti qua però vengono poco, secondo me, in questa locuzione iniziale messi in evidenza, quello di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale.
questi aspetti qua forse poco trattati. Intanto dalla mia esperienza proprio istituzionale volevo mettere in risalto proprio una lacuna nella rete istituzionale, quanto importante sarebbe appunto un'azione istituzionale in questo senso per prevenire e contrastare la violenza nell'ambito delle mura domestica e nell'ambito quindi della vita familiare per motivi di conflitto di genere, perché molti conflitti familiari quindi rientrano sicuramente in questa sorta di locuzione violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale e di identità di genere, perché alla fine il conflitto tra uomo e donna è anche un conflitto di identità di genere. Quello che volevo quindi mettere in evidenza è che forse sarebbe importante se si pensasse una unità di intervento mobile presso i consultori pubblici e privati di pronto intervento familiare quando accadono questa sorta di problemi di violenza nella famiglia, quando iniziano già le discussioni, perché poi le discussioni hanno un loro iter, un'escalation sempre che porta alla violenza. Quindi se ci fosse una rete istituzionale che di pronto intervento, in modo che convocare le persone nello stesso giorno o il giorno dopo presso una sede del consultorio o un intervento proprio sul posto per poter, diciamo, far abbassare le tensioni, questo sarebbe un grosso servizio di assistenza, un grosso servizio sociale. Questo è un'azione istituzionale che ancora non esiste nel nostro paese e diciamo forse nemmeno ci pensiamo, però potrebbe essere molto utile per contrastare appunto questi conflitti. Io nella memoria praticamente ho stilato anche le caratteristiche per questo tipo di servizio: un'unità, una squadra di 4 persone in ogni capoluogo di regione, o se fosse possibile anche in ogni città, sarebbe ancora meglio. La formazione di queste persone, una piattaforma telematica con la tecnologia esistente oggi, quindi un'unità abbastanza mobile, e in modo che permette di poter contrastare anche la disgregazione familiare, che è comunque, come sapete, dall'antichità, dai greci fino a Hegel, tutti sostengono come insomma l'unità, la famiglia sia molto importante nella società, e quindi per prevenire la violenza di genere. Volevo ancora un attimo fare una riflessione su un aspetto che forse noi in questo momento nella nostra società stiamo vivendo, una sorta di cultura schizofrenica dove sembra che da un lato vogliamo tutelare un bene e dall'altro vogliamo demolire. Cioè noi dobbiamo capire bene, cioè dobbiamo cercare di capire qual è il bene comune oggi, e un'azione istituzionale di questo genere è per tutelare un bene comune che sarebbe in questo caso le relazioni appunto tra uomo e donna, le relazioni familiari. Io credo che un'azione di questo genere possa essere molto utile. Non credo che sia, anche i costi siano abbastanza modesti, e poi alla luce di tante dissipazioni, credo a volte proprio nell'ambito dei servizi sociali assistenziali, a volte magari bisogna ripensare come spostare per esempio dei costi da alcuni fenomeni che forse non producono niente ad altri che forse possono essere più utili. Faccio l'esempio nella mia memoria: i costi che i servizi sociali sostengono per mantenere non so un soggetto tossicodipendente per lunghi anni, per 10-15 anni nelle comunità, si aggiunga a questo anche eventuali pensioni alle patologie senza portare nessun risultato, e poi magari non pensiamo a un'azione utile come questa, dove forse per frenare un po' il fenomeno della violenza a monte, non a posteriori, perché
quello di colpire il reato è a posteriori, quello di prevenire in questo modo è a monte, e quindi di arginare prima dell'escalation della violenza. Perché tanto anche la violenza, c'è cioè l'escalation della violenza ha una sua logica. Si inizia in un modo, man mano cresce e poi non si ferma più. E la rete istituzionale oggi non interviene mai in questa escalation. Cioè, arriva quando c'è troppo tardi, arriva quando ormai siamo già a valle del fenomeno. Quindi, in questo modo, il mio contributo quindi è proprio su questo aspetto qui, di un intervento tempestivo e veloce, perché poi questa azione avrebbe anche questa prerogativa di essere veloce, di intervenire nella fenomenologia delle dinamiche conflittuali, in modo tempestivo, in modo veloce. E questo può fare la differenza certe volte, perché invece il tempo, lasciare problemi di tensioni lì tra le persone, nel tempo, peggiora. Invece quindi la tempestività, che è un altro elemento che caratterizza questa azione sociale, potrebbe invece portare maggiori frutti, perché arginerebbe la diffusione epidemiologica della violenza. Con questo ho finito, grazie. Grazie, dottor Fabrocino. Do adesso la parola a Cristina Carturana. Anche per lei 10 minuti a disposizione. Prego. Un attimo, dottoressa Carturana, dobbiamo attivare il microfono, se riesce a farlo lei stessa. Perfetto, prego. Saluto, buongiorno e vi ringrazio per questa opportunità. Dovrebbe avvicinare il microfono, Sì, mi perché non sente? la sentiamo. Forse il microfono dell'auricolare dovrebbe avvicinare. Ora mi sente? Sì, adesso benissimo, prego. Sì, ecco, mi stavo ringraziando per l'opportunità data a me di esprimere il pensiero mio e quello anche di molti genitori che, come me, sono preoccupati per le prospettive di forte limitazione della libertà di educazione che l'eventuale approvazione di questa proposta di legge porterà nel nostro ordinamento. Sono ovviamente contraria ad ogni discriminazione e riconosco la dignità di ogni persona, inclusa anche la dignità delle piccole grandi persone che sono i nostri figli. Qui oggi non parliamo di una norma astratta, di codice, di numeri, si parla dei nostri figli, dei valori fondanti della nostra società e della verità stessa, se mi permette, dell'essere sull'essere umano. Parliamo delle libertà democratiche che oggi il nostro ordinamento ci garantisce. La libertà di pensiero e di parola che mi permette oggi di essere qua, di confrontarmi con voi in un libero dibattito democratico, cosa che dopo l'approvazione di questa legge forse non sarà più possibile perché le idee, i pensieri, le parole potranno essere penalmente punibili, stante la vaghezza del concetto di discriminazione adottato nel testo unico. E non parliamo di parole qualunque, ma parole in difesa dei più deboli, dei piccoli e di chi non ha voce, i bambini. Del loro diritto ad avere una mamma e un papà, del loro diritto a non essere oggetto del capriccio degli adulti, di non essere comprati e venduti, e del loro diritto a una crescita serena, alla maturazione della loro propria identità, liberi da tentativi di indottrinamento ideologico, perpetrati forse addirittura, speriamo di no, in futuro, se questo PDL verrà approvato nelle scuole. Adesso abbiamo un dibattito ideologico, i mass media sono impegnatissimi, quando tutti i riflettori si spegneranno, queste conseguenze rimarranno sulla famiglia. Io vedo forse un attacco alla famiglia e i nostri bambini. Io credo che dovremmo avere più compassione dei nostri bambini e delle bambine. E deve essere assolutamente preservato anche il diritto e il dovere di noi genitori di operare, di parlare, di educare per il bene dei nostri figli. Diritto e dovere previsto all'articolo 30 della Carta Costituzionale. Io comprendo che non è semplice oggi la ricerca di quello che è il bene comune. Tuttavia, proprio ai rappresentanti eletti in Parlamento, quindi anche a voi oggi è personalmente, cioè non come assemblea, ma personalmente a voi oggi è affidato il destino dei nostri bambini. Qui parliamo di corsi di educazione in base alle teorie di genere previsti dalla strategia
triennale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere. Si parla di corsi da farsi nelle scuole, da giornate dedicate ad hoc. E io penso quindi ai bambini che sono un po' i più deboli della nostra struttura sociale, no? Per essere liberi, si dice che occorre sapere la verità delle cose. I bambini sperimentano la realtà, la vivono. Non possiamo entrare nelle scuole e insegnare loro che la realtà non è quella che sperimentano, che conoscono, che vivono. Inculcare loro un'ideologia, parlo dell'ideologia di genere, secondo la quale non hanno un sesso definito, possono essere queer, fluidi, transitare da un genere all'altro. Neghiamo la realtà delle cose ai bambini piccoli, li destabilizziamo, togliamo loro ogni sicurezza, fino anche di ciò che sono, cioè maschio o femmine. Sono bambini, non si può sperimentare con i bambini, non sono delle cave di laboratorio. Non possiamo fare sperimentazione sociale sui bambini. Di recente addirittura l'ideologo gender, Christopher Dummett, docente canadese, autocritica, l'avete forse letto anche voi, e confessa: mi vergogno dei miei libri sugli studi di genere, avevo torto. Maschi e femmine non sono costrutti sociali. E ancora dice: le mie risposte non le ho trovate nelle mie ricerche primarie, ma le ho tratte dalle mie convinzioni teologiche. Il testo unico ZAN prevede appunto l'articolo 6, l'elaborazione con cadenza triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Da una lettura vediamo che coinvolgerà anche l'educazione e l'istruzione dei nostri figli, prevedendo di consultarsi con le associazioni del mondo LGBT, ma si tace sulle famiglie. Non è previsto che le famiglie o le associazioni dei genitori siano consultate. E l'abbiamo già letta questa trama, perché anche nel 2013, quando la strategia nazionale venne approntata dall'UNAR presso il Dipartimento Pari Opportunità, vennero coinvolte solamente 29 associazioni LGBT che furono le consulenti per definire delle strategie educative per i bambini. Non vennero consultati i genitori, non vennero consultate le associazioni dei genitori e nemmeno le associazioni degli insegnanti, nonostante anche allora la strategia nazionale prevedesse di, passatemi il termine, diciamo educare anche il corpo insegnante, sempre sulle materie dell'orientamento sessuale e di questa famigerata identità, teoria di genere. Ecco, dicevamo che non si può sperimentare sui bambini, non sono dei topini di laboratorio, non possono essere oggetto di sperimentazione sociale, ma soprattutto non si può non coinvolgere i genitori. Fra l'altro la strategia del 2013-2015 prevedeva che fossero coinvolti i bambini di ogni ordine e grado, fin dagli asili nido. Ma quale lezione di affettività dobbiamo fare dei bambini dell'asilo nido? Non solo, ma vi leggo una breve frase tratta da quella strategia del 2013, dove addirittura si dice, il mondo LGBT si diceva perplesso che non vi fossero negli istituti, nelle scuole, dell'educazione all'affettività che andasse oltre i tabù e che facesse sperimentare altri e nuovi orientamenti sessuali. Cioè, io rimasi basita allora e temo che anche ora, insomma, la storia ci insegna, si ripetono le stesse incongruenze, la stessa promozione di valori senza condividere con le famiglie, ma addirittura contrari ai valori della famiglia stessa. Infatti allora si ebbe un sollevamento dei genitori che portò proprio a stralciare questo progetto. Infatti i libretti 1 non vennero più diffusi poi presso le scuole. Vi fu un sollevamento delle associazioni, di singoli genitori che andarono nelle piazze, che convogliarono dei grandi family day. E insomma, poi viene avviato un dialogo con le istituzioni, si arrivò al patto di corresponsabilità. E che fine fa il patto di corresponsabilità? Se poi se ogni,
idea contraria alle rivendicazioni espresse dal mondo LGBT può diventare pensiero d'odio e quindi non potrà più essere espressa. Come potrò io, genitore, dirmi contrario a un corso sull'affettività che non esprime i valori sentiti dalla mia famiglia o che ritengo dannosi per i miei figli? Potrò ancora farlo o il reato penale potrà essere previsto anche per me e i genitori? Già adesso vediamo come si parli di omofobia per veramente cose che non mi paiono violente, che non riguardano azioni violente. Ecco, vi lascio questa domanda aperta, ma soprattutto vi invito a pensare ai nostri bambini e anche alla recente storia passata appunto di questa strategia, di come era stata creata, proposta e delle problematiche sociali che ha sollevato in Italia, del forte dibattito che c'è stato da tutti i fronti e direi tutti contrari, cioè la società tutta, la famiglia erano contrari a quanto visto di questa strategia che non ci aveva coinvolto minimamente, quindi vi invitiamo veramente a riflettere al bene dei bambini italiani, alla corresponsabilità dei genitori nella materia educativa e anche il fatto che appunto non si può affidare progetti nelle scuole senza che noi veniamo coinvolti. In ogni caso riteniamo che questa legge porti uno sconvolgimento dell'umano e che l'identità di genere non possa essere proposta a dei bambini, anche perché è priva di ogni fondamento scientifico. Quindi io vi ringrazio per tutto ciò che farete per il bene della nostra società e per il bene dei nostri bambini italiani. Io direi rigettando questo testo unico, Sanna. Io vi ringrazio. Grazie a lei. Do la parola a Massimo Gandolfini. Dottor Gandolfini, anche per lei 10 minuti, prego. Bene. Buongiorno onorevole Presidente, onorevoli parlamentari presenti. Vi ringrazio per l'opportunità che mi date di poter intervenire. Vorrei partire sottolineandovi, penso che vi sia sfuggito, che stiamo vivendo quasi un paradosso. Noi in questo momento stiamo parlando di un disegno di legge con un testo unificato che chiamerò ZAN, e in particolare stiamo, diciamo, puntando il nostro focus sull'articolo 7 di questo disegno di legge, che, leggo, prevede il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. In più si aggiunge un programma di realizzazione in tutto il territorio di centri contro discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Questo è il tema che dobbiamo affrontare, tema che sta affrontando in questo momento la Commissione Affari Sociali della Camera, tema che sta affrontando in questi giorni la Commissione Giustizia del Senato. È paradossale che stiamo parlando sempre camera, dottor Gandolfini, sempre camera. Noi esprimiamo un parere sulla parte di nostra competenza, esatto, però sì. Il provvedimento è calendarizzato in Commissione Giustizia Camera. Il microfono non lo sento. Il paradosso, mi sente adesso? Bene, grazie. Il paradosso è che proprio 2 giorni fa è stato approvato dal Parlamento un disegno legge numero 34 del 19/5/2020, il cui titolo è Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo è convertito con modificazioni, è stato convertito con modificazioni nella legge 77 del 17 luglio 2020, in altre parole 5 giorni fa. Se andiamo a leggere che cosa c'è scritto in questa legge 77 del 2020, e lo andiamo a leggere perché è interessante leggere il testo, dice che si prevede l'incremento di 4 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,
allo scopo di finanziare politiche per prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e l'identità di genere per il sostegno delle vittime. E non vado oltre perché mi brucio tempo. In altre parole, in questa legge che è già stata approvata, numero 77, 17 luglio 2020, è stato fatto esattamente un copia e incolla. Gli elementi che sono sotto dibattito in questo momento nelle commissioni competenti, mentre è già passata di fatto una legge dello Stato attraverso l'approvazione avvenuta il 17 luglio. Questo io non lo so, non voglio, le intenzioni non si possono mai sottoporre a giudizio, ma i fatti sì. Io mi voglio chiedermi come mai, come è possibile un paradosso di questo genere. Stiamo discutendo di qualcosa che è addirittura già diventato una legge dello Stato. Credo che sia un passaggio da condannare profondamente, e io non parlo esclusivamente dal mio punto di vista, ma sono il portavoce, appunto, in quanto presidente del Family Day, parlo del punto di vista di milioni di famiglie che si riconoscono nel Family Day e che considerano in generale questo testo unico ZAN un testo inutile, pericoloso e dannoso. In particolare si sentono oggi, possiamo dire, prese in giro, perché stiamo dibattendo di una cosa che di fatto è già diventata legge dello Stato. E in questo momento la situazione è veramente drammatica. Perché? Perché si sta procedendo a poter far diventare legge dello Stato questo testo unico, che chiamerò testo unico ZAN, in una condizione in cui già la situazione sociale ci dice che cosa sta accadendo. Quando noi diciamo che è una legge inutile, facciamo riferimento al fatto che esistono già tutti gli strumenti giuridici per condannare qualsiasi forma di violenza, di abuso, di diffamazione, di offesa su qualsiasi cittadino italiano e per qualsiasi ragione. Non è una ragione particolare essere omosessuale o essere transessuale o essere eterosessuale, perché, come disse Ostellino, allora direttore del Corriere della Sera, un pugno dato a una persona è un pugno, e non, il pugno non cambia la sua valenza di offesa o di violenza se la persona è alta, bassa, storta, dritta, sessuale, omosessuale o eterosessuale. Ma poi anche dannoso e pericoloso, perché che cosa ce lo dicono? Ce lo dicono i fatti che stanno accadendo oggi. I fatti che stanno accadendo oggi ci dicono, senza correre troppo indietro nel tempo, il fatto di Lizzano, che certamente lei presidente e anche gli onorevoli parlamentari che sono presenti conoscono, in cui una sindaco chiede di identificare delle persone che stanno pregando in chiesa un rosario a favore della famiglia, dichiarando che questa azione è un'azione antidemocratica, riferendosi al dibattito sul testo unico ZAN. Mi riferisco a quanto appare sui social, direi quasi ogni giorno e anche più volte al giorno. Se volete vi posso leggere un personaggio della galassia LGBT di nome Massimo Battaglio, che scrive a proposito di questo evento di Lizzano: mi dispiace per il parroco di Lizzano, ma questa è precisamente una di quelle azioni che giustamente la legge ZAN potrebbe punire, perché sfido chiunque a credere che si tratti davvero di una preghiera da non considerare come gesto provocatorio e di istigazione all'odio. Fateli pure i vostri rosari blasfemi, perché questi saranno gli ultimi. Questa è una intimidazione che di carattere democratico credo abbia veramente molto poco. Vogliamo parlare di quello che è accaduto a Civita Castellana due giorni fa? Due giorni fa un sacerdote ha voluto celebrare l'unione civile fra due persone di pari sesso femminile. Il vescovo l'ha giustamente ritirato perché non è di sicuro sua competenza, e interviene dibattito sui mass media in cui il vescovo viene messo sotto accusa. Perché? Perché il suo comportamento è un comportamento omofobico. Vogliamo parlare di Google, che in questi giorni fa un'app chiamata Shinigami Eyes, nel quale fa una vera e propria lista di proscrizione che ricorda i tempi della dittatura del secolo passato, dittatura di colore nero, di colore grigio, di colore rosso,
fascista, nazista e comunista, e in questo caso viene preso il colore rosso per indicare i profili delle persone, leggo, che vengono ritenute omofobe. E in questi profili, ahimè, c'è un signore che si chiama Papa Francesco. E poi ci sono dei signori politici che si chiamano Salvini, Meloni, Pillon, poi ci sono persone della società civile che si chiamano Gandolfini e magari anche Marina Terragni, che essendo una donna femminista che non è d'accordo con l'identità di genere, anche questa deve entrare nel tritacarne della visione del pensiero unico. Se poi vogliamo andare a leggere quello che scrive un consigliere municipale di Milano, oltre alla legge contro l'omofobia sarebbero opportuni provvedimenti contro la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, perfetta promotrice dell'omofobia stessa. Non saremo mai stanchi di denunciare la rappresentazione medioevale di questa istituzione. Ora basta. E poi interviene anche l'estero, Matilda Jungerbaum, che scrive: ma davvero c'è gente che ancora crede alla favoletta che i bimbi, con l'asterisco, nascono da due genitori omosessuali e quindi omofobi? Cioè, se due genitori eterosessuali che pensano che i bambini nascono da una relazione di coppia fra maschio e femmina sono categoricamente, entrano nella categoria degli omofobi, noi nasciamo da un processo culturale e mamma e papà sono due concetti antropologici e arcaici. Cioè il bambino non nasce da un rapporto di un uomo con una donna, di un padre con una madre, ma è un processo culturale, antropologico, arcaico. Arrivo quindi alla fine perché le citazioni potrebbero essere numerosissime. Una però la voglio ancora fare ed è quella che, siccome il disegno di legge parla, la legge 77 parla di conversione legate all'emergenza epidemiologica del Covid-19, io mi chiedo dov'è l'emergenza epidemiologica di una condizione di questo genere. Fermo restando che al di là della narrazione favolistica che qualcuno porta avanti senza portare nessuna argomentazione oggettiva e quindi plausibile da parte di chiunque, io mi rifaccio a un organo dello Stato. L'organo dello Stato è l'Osservatorio contro le discriminazioni e gli atti di violenza, che si chiama OSCA e che lei certamente, Presidente, conosce, la quale porta una relazione dal 2010 al 2018, cioè 8 anni, e in cui risulta che i reati riferibili all'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati una media di 26,5 reati all'anno. Fermo restando che anche un solo singolo reato deve essere punito, e il codice penale c'è e gli articoli necessari ci sono, si vede benissimo che parlare di emergenza o di parlare di urgenza è davvero una cosa senza senso. È per questa ragione che noi diciamo con forza che non sosteniamo la legge e non sosteniamo in modo particolare questo paragrafo che dà alle associazioni LGBT la possibilità con 4 milioni di euro di poter anche entrare nelle scuole. A parte le normative scolastiche che non possono essere disattese, e lo voglio sottolineare con forza, perché il patto dell'offerta triennale, il TOF, il patto di corresponsabilità educativa, il consenso informato dei genitori non possono essere bypassati. Questi progetti devono entrare in quella fattispecie. Ma l'altra cosa che sottopongo a voi parlamentari, che avete certamente a cuore il bene del Paese, è: mi domando se in una condizione in cui le famiglie italiane in altissima percentuale si trovano con il cuore in gola e con l'acqua alla gola perché non hanno soldi, quei 4 milioni non possano essere allocati e destinati a delle condizioni davvero di emergenza e di povertà e non a condizioni fittizie inventate che di emergenza ed urgenza non hanno proprio nulla. Grazie Presidente. Grazie a lei. Allora adesso raccogliamo le domande dei colleghi, dopodiché vi darò la parola per la replica. Quindi cominciamo con l'onorevole Sportiello. Io vi chiedo se è possibile di essere tutti quanti sintetici. Prego. Grazie Presidente e ringrazio gli auditi per averci dato un punto di vista che sicuramente è molto profondamente diverso dal mio, ma che sono contenta di ascoltare anche perché così abbiamo modo di confrontarci.
Allora, volevo chiedere al dottor Francesco Fabrocinio, quando ha parlato di conflitti familiari, dicendo che molti conflitti hanno origine per la confusione che si è creata nell'identificare le differenze tra uomini e donne, maschi e femmine, spero di aver capito bene, perché devo confessarle che ho fatto un po' fatica, perché mi sembra quasi che volesse dire che se esistono dei conflitti familiari è perché ora siamo un po' tutti confusi, la donna non sa qual è il suo ruolo e qual è il suo posto, l'uomo non sa altrettanto qual è il suo ruolo, qual è il suo posto, e quindi questa confusione genera conflitto. Onestamente le chiedo di chiarire, perché mi sembra anche un'affermazione alquanto pericolosa. Poi ha parlato di tutelare le relazioni, ovviamente su questo non posso che essere d'accordo con lei, che anche l'obiettivo di questa proposta di legge è proprio quella di tutelare le relazioni, ma non solo, il rispetto della persona, le libertà individuali di tutti, per cui credo che in questo senso assolutamente andiamo nella stessa direzione. Che diceva è che i conflitti ci vorrebbe un intervento per poterli prevenire, conflitti. E anche qui sottolineo che la proposta di legge ha proprio questo intento, non solo agire su un piano penale, quindi quando il reato è stato commesso, un reato che abbia, ricordiamo, all'origine una discriminazione, non soltanto l'atto della violenza, l'atto della discriminazione trovano origine proprio nel fatto che ci sia la motivazione di fondo, che è il discrimine fatto sul sesso, l'identità e l'orientamento di genere. La prevenzione però è già nel progetto di legge, perché infatti tutte le iniziative che vengono previste dagli articoli che non incidono direttamente sul piano penale vanno ad incidere proprio sulla cultura del rispetto, su tutto quello che può essere d'aiuto in termini di assistenza legale, sanitaria, psicologica, eccetera, non solo alle vittime, ma anche in occasione della giornata che viene riconosciuta ufficialmente, sono previste una serie di iniziative proprio per poter promuovere una cultura del dialogo, dell'inclusione, dell'accoglienza e del rispetto reciproco, che hanno proprio l'obiettivo che lei diceva di prevenire i conflitti. Per quanto riguarda la componente del comitato di bioetico, Cristina Carturan, spero di aver detto bene il cognome. Allora, io in questo caso mi sentirei di intervenire prima di tutto non come deputata ma come educatrice, che il mio lavoro è quello che ho studiato, è quello per cui ho studiato e quello che insomma per cui ho delle competenze specifiche. Quando si parla di genitori preoccupati, e io sono completamente d'accordo con lei, ci sono tantissimi genitori preoccupati, ma davvero tanti genitori che sono preoccupati dal fatto che i propri figli, anche piccolissimi, sono oggetto di discriminazione, di atti di bullismo, di atti di violenza, e se non riconosciamo questo problema, mi sembra chiaro che la preoccupazione allora debba essere ancora più grave, perché stiamo parlando di tutelare delle persone che, ricordo, sono delle vittime, e sono delle vittime perché c'è una discriminazione di fondo, e noi è su quello che vogliamo lavorare. Quelli sono genitori realmente preoccupati, perché è lì che c'è un vero pericolo. Le preoccupazioni che lei ha espresso mi colgono un po', vorrei dire di sorpresa, però in realtà le ho già sentite dire da qualcun altro, ma in realtà veramente faccio fatica a capirle, perché non mi sembra, e la proposta di legge si può leggere bene tra le righe, sulle righe, in tutte le righe, che ci sia alcun tentativo di voler intervenire in qualche modo per chissà quale piano, oserei dire quasi diabolico. Quello di cui si parla in questa proposta di legge è semplicemente la promozione di una cultura del rispetto e dell'inclusione, nient'altro, per cui davvero mi sento di rassicurarla, ma di rassicurarla profondamente che pericoli insomma non ce ne sono. Poi ovviamente il suo intervento è andato molto oltre, io voglio attenermi soltanto a quello che dice questa proposta di legge, ricordando a tutti, e scusatemi per la lunghezza, che in questa proposta di legge non c'è assolutamente nulla di ideologico. In questa proposta di legge si condanna la violenza e la discriminazione.
E davanti alla violenza e alla discriminazione, io credo che non ci debba essere ideologia che tenga, a meno che questa ideologia non riconosca il fatto che una persona è legittimata a picchiare, a insultare, a discriminare una persona soltanto per il sesso, l'identità di genere e l'orientamento. Per quanto riguarda l'ultima audizione che ho sentito e che faceva riferimento in particolare all'emendamento al decreto rilancio, allora, credo che su questo siamo tutti d'accordo e ne abbiamo parlato anche in commissione riguardo ad altri temi, che questa emergenza Covid ha colpito profondamente soprattutto le persone più vulnerabili e le persone più fragili. Nel decreto rilancio, oltre a questo emendamento che è stato citato, abbiamo previsto anche interventi per le donne vittime di violenza, per le donne vittime di tratta. Siamo intervenuti anche su questo aspetto con un emendamento che nella sua riformulazione non è il testo della proposta di legge, c'è una bella differenza. Siamo intervenuti proprio perché questa emergenza ha acuito profondamente tutte le vulnerabilità, i pericoli e le discriminazioni. Siamo in un momento storico molto delicato, molto particolare, in cui ovviamente chi prima subiva delle discriminazioni ad oggi rischia di restare ancora più alla marginalità della società. E innanzitutto il metodo che è stato utilizzato non è la prima volta. Respingo il tentativo di dire che è stato qualcosa di illegittimo fuori dai canoni perché è stato votato democraticamente in commissione quell'emendamento. E poiché lei ha citato dei casi di cronaca, vengo alla domanda per favore, poiché lei ha citato dei casi di cronaca, le volevo chiedere se per caso fosse a conoscenza del fatto che il 22 giugno c'è stata un'aggressione a una coppia gay che è stata colpita a colpi di pala con degli insulti omofobi in cui si minacciava di dar fuoco non solo alle persone ma alle macchine, che è stata spaccata la mascella a una persona, che nella mia città una donna trans è stata aggredita non solo sul pianerottolo di casa ma poi ha subito anche insulti in ospedale. Se era a conoscenza del fatto che addirittura poco prima dell'emergenza Covid o all'inizio, adesso non ricordo, una donna trans è stata trovata rinchiusa in un tombino dopo essere stata massacrata. Le chiedo se lei è a conoscenza di queste cose e se non ritiene che una violenza del genere fondata appunto su una discriminazione di fatto non debba essere riconosciuta, condannata e con interventi che possano prevenire queste violenze anche arginata con dei programmi che possano tutelare le vittime. Grazie. Allora, onorevole De Martini e poi Pini, prego. No, più che altro per metterci d'accordo sul metodo, perché se dobbiamo essere sintetici e fare delle domande dobbiamo tenerci a quello, oppure cominciamo a parlare ognuno su quello che pensiamo di questa legge e allora facciamo un'altra cosa. Grazie. Bravo. Allora, mi sembra che quando anche nelle altre audizioni si è dato spazio per parlare. Io posso fare, come con tutti, un invito ad essere sintetici, ma non mi risulta mai che ogni volta che vi ho dato la parola vi abbia interrotto, se non quando abbiamo esagerato troppo. Quindi, per favore, tranquilli che riusciamo a gestire tutti nel migliore dei modi. Onorevole Pini. Grazie Presidente, e grazie anche agli auditi. Io avevo tre domande. La prima è per il dottor Francesco Fabbrocino, perché non ho capito io, diciamo, la questione. La mia domanda è la seguente: le unità di intervento mobile che lei diciamo auspica, in questa legge in realtà noi non stiamo trattando la riforma dei consultori o dei centri di aiuto, dei centri antiviolenza, quindi per quanto possa essere anche un'idea sicuramente innovativa la possibilità di avere diciamo questa possibilità appunto di avere dei luoghi in cui si possa mediare direttamente, le chiedo se forse piuttosto che aggiungere altre cose a questa proposta di legge che appunto tratta in realtà di aggravanti ai reati violenti e tratta anche di prevenzione ovviamente di quei reati, come lei giustamente citava, ovviamente la prima cosa per
per cercare di arginare la violenza e prevenirla, quindi benvenga, quindi dall'educazione anche ai luoghi deputati, se forse non è il caso di discuterne in un'altra sede, o se invece la sua proposta, questa non l'ho capito io, è invece di aggiungere all'articolo 6 anche questa possibilità. La seconda domanda è in parte, diciamo, è alla dottoressa Cristina Carturan, anch'io spero di aver detto giusto gli accenti. La prima è alla presidenza, e cioè io leggo qui che è già membro del regionale per la bioetica della regione Veneto, ma mi pare di capire dall'intervento che lei abbia parlato come esponente di Provita Onlus, e quindi se la presidenza era a conoscenza, diciamo, dell'intervento che sarebbe stato più volto appunto alle sue attività come Provita, e quindi, oppure se invece, come non ho capito quale fosse a quel punto, allora è un problema evidentemente mio, e quale fossero i temi di bioetica come economista che ha fatto parte in passato del comitato di bioetica della regione Veneto, quali fossero i temi. Dopodiché vado sul tema anch'io e faccio questa domanda. Innanzitutto la rassicuro, ovviamente all'articolo 6 ci sono questi progetti, qualsiasi progetto scolastico deve avere il consenso dei genitori, questo succede, diciamo, ovunque, e all'interno dell'articolo 6 sono citate le organizzazioni di categoria degli insegnanti e degli operatori che lavorano nelle scuole, quindi, diciamo, anche in questo caso mi sento di rassicurarle. Non ho capito quale fosse anche in questo caso la proposta, e cioè la mia domanda è la seguente: nel caso in cui noi facessimo una modifica all'articolo 6 e per esempio inserissimo ci fosse una modifica, che non ho capito quale potrebbe essere, la legge sarebbe a quel punto accettabile dal suo punto di vista come economista già membro del comitato regionale di bioetica della regione Veneto, non come esponente di Provita? Questa è la mia domanda. La seconda e la terza e ultima domanda è al dottor Gandolfini. Al di là, diciamo, ho capito che la questione si rifaceva appunto al decreto rilancio, che è un decreto che è stato già convertito, forse a quel punto sarebbe stato meglio sentirlo in audizione sul decreto rilancio, perché ovviamente noi adesso non abbiamo più modo di intervenire. Sicuramente il finanziamento ai centri antiviolenza e a tutte le forme di sostegno delle vittime di violenza dovrebbero essere, diciamo, appoggiato da tutti. Segnalo questo anche per le audizioni che ci saranno dopo, che citare i dati OSCAD è ovviamente importante, ma è parziale, nel senso che ovviamente i dati sono riferiti, erano stati riferiti fino al 2014 ai reati normati, quindi non essendoci la normativa su questi tipi di reati, ovviamente c'è stato un, diciamo, come possiamo dire, non si vedono, ecco, in questi dati. Adesso dal 2014 c'è una forma di interazione, quindi si iniziano a vedere. Dopodiché la questione è la seguente: noi non stiamo inserendo dei nuovi reati, è ovvio che chi commette reati violenti e reati di intimidazioni fa già un reato. Questa è infatti l'aggravante a certi tipi di reato. Visto che mi si dice che non è necessario, la proposta che io non ho capito del dottor Gandolfini, togliendo la parte sul decreto rilancio che ormai è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi anche se avessi capito la proposta non potrei intervenire, posto che non la condivido. Il dottor Gandolfini sta quindi suggerendo, visto che non è necessario intervenire su questi reati perché esistono già dei reati che puniscono la violenza, di eliminare anche le aggravanti di razzismo e per motivi religiosi? Oppure stiamo riconoscendo che esistono delle aggravanti per certe fattispecie di reato e quindi a questo punto dovremmo inserire anche delle altre tipologie di aggravanti per reati che esistono e che sono violenti? Grazie. Allora, intanto le dovevo una risposta. La dottoressa Carturan è stata richiesta come ex membro del Comitato regionale per la bioetica. Qualcun altro chiede di intervenire? Sì, onorevole Locatelli e poi Rizzo. Grazie Presidente, saluto tutti gli ospiti per i contributi preziosi che ci stanno dando in un dibattito che avremmo voluto vedere più ampio e soprattutto avere di più la possibilità di dibatterne anche al nostro interno, perché vedo che comunque, pur comprimendo il dibattito, abbiamo dei colleghi che ci tengono ad esprimere in discussione generale la loro posizione. Invece siamo in fase di domande agli auditi e basta, perché c'è stato invece impedito di fare un approfondimento in questa sede.
Allora, la discussione sì. verrà fatta e non è stato impedito nessun tipo di no, approfondimento. No, ma la stiamo facendo verrà adesso, fatta la discussione a noi... perché è prevista oggi c'è stesso c'è stato chiesto di limitare anche gli inviti e il numero dei i motivi purtroppo... onorevole Locatelli, è stato specificato ieri in ufficio di presidenza che il 27 sì. il provvedimento va in aula, sì. per cui noi abbiamo delle tempistiche da rispettare. Tutto e secondo qui, me quindi... invece vale la pena e di allora, ma non di può, più, non può premere non andare posso. In aula con un provvedimento parziale. Sì. Però io non posso, può essere... posso almeno essere libera di esprimere il mio pensiero? Assolutamente, grazie. Solo che dato che c'è la presenza di auditi, è bene dire le cose come stanno. C'è un provvedimento sì. in aula previsto per il 27, non è responsabilità di questa presidenza il fatto che i tempi da rispettare siano i seguenti. Facciamo le audizioni, seguirà la discussione dove ognuno può esprimere la propria, ma dobbiamo esprimere il parere entro venerdì, perché la Commissione Giustizia dovrà dare il mandato al relatore. Benissimo. La Lega fa presente che non è contenta di questo modo di lavorare sotto pressione, perché avevamo chiesto la disponibilità anche da parte del Presidente Fico di abbinare alla nostra Commissione questo provvedimento, non è stato possibile, non siamo stati presi in considerazione sotto questo aspetto e siamo costretti a valutare in tempi brevissimi invece un provvedimento che meriterebbe un approfondimento serio, tanto è vero che agli auditi di oggi abbiamo sentito aggiungere anche l'onorevole Sportiello, della quale abbiamo ascoltato la sua relazione. Comunque, in riferimento invece agli auditi di oggi, io vorrei fare queste domande. Qui stiamo cercando di capire con questa norma, che vorrebbe andare a sensibilizzare la popolazione alla non discriminazione, in che modo in realtà scindere, dividere e raggruppare diversamente tutte le persone e la popolazione. Quindi mi chiedo se in realtà non si vada a discriminare ulteriormente con questo tentativo di voler appunto differenziare in tanti modi le persone. Io credo che il rispetto per tutti, per chiunque, per la vita, per la persona, per la famiglia, per la libertà, per le idee, sia fondamentale nei confronti di chiunque. E mi chiedo, mi domando e chiedo ai nostri auditi se per caso non abbiano la sensazione che invece questo provvedimento possa minare le basi di questo nostro approccio, che penso che invece debba essere alla base del rispetto di tutti, sia nelle scuole, sia nella vita quotidiana, sia nel lavoro, sia nelle aule parlamentari. Io penso anche che, e chiedo anche ai nostri auditi cosa ne pensino sui tempi, per esempio, che ci impiega la giustizia per valutare crimini, reati, denunce, in che modo si concilia col fatto che quando, per esempio, una donna o qualcuno subisce una violenza anche verbale, debba attendere tempi lunghissimi perché questo crimine, questa ingiustizia venga in qualche modo trattata. E quindi mi chiedo se nella differenza di trattamento a questo punto sta la giustizia della non discriminazione. Grazie. Grazie onorevole Rizzo Nervo. Sì, grazie Presidente. Anch'io saluto e ringrazio gli auditi per il contributo che hanno fornito alla nostra importante discussione di oggi e che proseguirà. Molte delle domande che volevo fare sono state efficacemente sintetizzate da alcuni degli interventi precedenti, quindi sarò ancora più rapido. Mi rimane un elemento di approfondimento, di richiesta di approfondimento che già in qualche modo la collega Sportiello aveva citato, ma che ho necessità di esplicitare per provare a comprendere fino in fondo le parole del dottor Fabrocino, anche perché, come è stato ricordato, questa proposta di legge non agisce solo sulle norme penali, ma appunto ha un obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, quindi capire gli elementi da cui originano le forme di discriminazione e di violenza che noi vogliamo normare, è elemento fondamentale nella nostra discussione. Quindi volevo chiederle ulteriormente di spiegarci, se è possibile, quando lei, sia nel ciò che ci ha detto, sia nella relazione scritta che ho avuto modo di leggere,
parla del venir meno dell'alterità fra uomo e donna alla base di una certa confusione della compromissione dell'unità della coppia come premessa alla tensione familiare e conseguentemente alla violenza familiare. Se ci può spiegare meglio, appunto da un punto di vista tecnico, il nesso scientificamente fondato di causa-effetto fra appunto il venir meno di questa alterità uomo-donna e la violenza, e conseguentemente, anzi in premessa a ciò, in cosa si sostanzia in ambito familiare questo venir meno dell'alterità fra uomo-donna e di modelli, lei parla esplicitamente di modelli che vengono messi in discussione in ambito familiare, come ha scritto nella sua relazione, volevo capire appunto se è questione di ruoli all'interno della famiglia, di modelli di famiglia che vengono superati, insomma chiedo di chiarire meglio la sua posizione su questo, perché appunto essendo che la pone a premessa di un rischio di tensioni familiari che poi scaturiscono in violenza, è assolutamente importante per noi capire a cosa si riferisce in particolare. Grazie. Ci sono altre domande? Onorevole Bellucci. Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio gli auditi per essere venuti qui a darci il loro contributo. Apriamo a questa fase di audizioni proprio perché la Commissione desidera cercare di comprendere di più, capire di più, cercare di ascoltare delle persone che hanno un'esperienza, una loro professionalità, a volte idee diverse da alcuni commissari, in alcuni casi anche idee uguali, ma che vengono riconosciute preziose in quanto qualificano poi il lavoro e la responsabilità che noi avremmo. Io credo che in questo caso quindi il loro contributo sia prezioso, almeno nella misura in cui stiamo affrontando una tematica così importante e così delicata, che è necessario per noi tutti poter aprire le nostre orecchie e farlo con una certa disponibilità, umiltà e anche con uno spazio di ascolto autentico che è caratterizzato anche dal maggior spazio dato all'altro piuttosto che al proprio intervento. Questo è il senso, almeno il senso che io trovo nel momento in cui noi audiamo. Proprio per questo farò delle domande agli auditi e gli chiederò di poterci, a fronte della competenza specifica che noi trattiamo, questa è la Commissione Affari Sociali e Salute, quindi i temi che affrontiamo sono proprio quelli del benessere, della salute come ci viene anche descritta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi il pieno benessere della persona dal punto di vista sociale, relazionale, psicologico, e non la semplice assenza di malattia. E allora su questo, fermandoci alla nostra competenza, quella di poter cercare di capire come garantire sempre e comunque la salute ai più piccoli, ma anche alle persone più grandi, chiedo agli auditi, anche a fronte della loro competenza e capacità, di poterci illustrare quali potrebbero essere le conseguenze della proposta di legge che stiamo trattando, quindi della PDL ZAN, se venisse applicata per come è attualmente il testo. È ovvio, perché come dicevano bene anche le colleghe prima, bisognerà vedere che testo base arriverà in aula. Quindi attualmente, con quello che è nelle mani di noi tutti e anche degli auditi, quali saranno le conseguenze da un punto di vista psicologico, da un punto di vista relazionale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista educativo e anche da un punto di vista di ciò che potrà accadere nelle scuole e quindi nei luoghi deputati all'educazione e alla formazione. Penso che questo ci potrebbe essere molto utile, unitamente a, secondo loro, che tipo di strumenti dovrebbero essere introdotti laddove veramente ci fosse una genuina volontà di affrontare la problematica della discriminazione oggi in Italia da un punto di vista sessuale e dell'identità di genere. Mi permetto di dire e di fare una brevissima parentesi. Devo dire, un po' mi sorprende tutta questa attenzione da un punto di vista anche statistico, laddove l'Italia ha una problematica legata alle dipendenze patologiche e alla tossicodipendenza estremamente grave. Mi trovo a dire 6 morti ogni settimana
Ci sono l'Italia al terzo posto per utilizzo di cannabinoidi, al quarto posto per l'utilizzo di cocaina in Europa. Abbiamo assistito oggi ad un arresto di giovani under 18, 15 e 16 anni a Roma perché utilizzano sostanze stupefacenti come mix legati alla codeina, al metadone, alla morfina. Abbiamo una problematica legata per esempio alle ultime morti dei due ragazzi di 15 e 16 anni a Terni perché hanno assunto metadone, perché il metadone viene spacciato, ormai è uno spaccio consueto, e a fronte di tutto questo che accade, vi ho parlato soltanto dell'ultima settimana, c'è un silenzio assordante in questo Parlamento. E anche nelle poste di bilancio, e anche nelle politiche antidroga, e anche nella mancanza di un delegato alle politiche antidroga, e anche ovviamente nei fondi finanziati come il Fondo Nazionale di Lotta alla Droga, che è stato azzerato. Quindi a fronte di questo, che è veramente colossale, laddove c'è una genuina attenzione invece a far sì che il benessere e le forme di discriminazione possano essere affrontate, allora chiedo agli auditi di poterci illustrare secondo loro in che modo questo dovrebbe avvenire e quali sono gli strumenti educativi, sociali, sanitari che dovrebbero essere attuati a fronte di una problematica che c'è, ovviamente integrandola con tutte le altre emergenze in termini di discriminazione, perché è discriminatorio veramente della protezione della salute anche vedere in giro nelle nostre piazze, nelle nostre strade, dei grandi manifesti con la foglia di marijuana che sono semplicemente un incitamento all'utilizzo della droga e quindi un'istigazione all'utilizzo della droga stessa. Siccome parliamo di tutto questo in questa commissione, chiedo agli auditi di potermi rispondere. Allora, onorevole Novelli. Grazie Presidente. Anche da parte mia un ringraziamento agli auditi per le loro relazioni. Io devo confessare che sono confuso ed essendo confuso chiedo alcune spiegazioni, alcuni punti di vista che saranno così, dovrebbero essere più didascalici possibili. Il tema della discriminazione è un tema che credo trovi tutti quanti noi concordi. La discriminazione non è tollerabile, non è giusta, provoca anche delle conseguenze nella vita delle persone, modifica i loro comportamenti, crea delle fratture all'interno anche dei nuclei sociali e familiari, quindi tutti noi siamo d'accordo che le discriminazioni che partono dalle offese, dalla violenza, non possono essere tollerate. Quello che io vorrei riuscire a comprendere meglio è, dal punto di vista degli auditi, anche con degli esempi, ripeto, didascalici, che cosa dal loro punto di vista accadrebbe in termini proprio pratici, degli scenari realistici secondo il loro punto di vista, se questa legge così com'è dovesse trovare applicazione. Solo questo, grazie. Ci sono altre domande? Onorevole Carnevali. Io una, grazie, sarò brevissima. La domanda è per la dottoressa Canturan, che essendo qua chiamata in qualità di membro del Comitato di Bioetica di Regione Veneto, se ci può fare anche una sintesi, se lei conosce una sintesi o se conosce qual è la posizione, perché poi i comitati regionali tendenzialmente si rapportano anche ai comitati con i comitati etici nazionali, qual è la posizione che di solito poi viene avallata anche da, naturalmente, da il supporto di costituzionalisti, giuristi, e quindi se ci sa in qualche modo fare una sintesi, se ci dice se è a conoscenza del giudizio o perlomeno di quei giudizi che possono essere stati, c'è stato un percorso di audizioni lungo 6 mesi nella Commissione di Merito Giustizia, quindi io credo che lei sia anche a conoscenza magari delle posizioni dei comitati nazionali.
L'ultimissima cosa, qua noi affrontiamo una proposta di legge sulle discriminazioni, abbiamo già detto a quale è il perimetro, a quale si rivolge, che nulla a che fare, poi spero che avremo occasione magari invece di discutere dei temi legati alla tossicodipendenza, ma non è questo oggetto di indagine e di audizione. Sulle conseguenze invece sociali ed educative nelle scuole, forse vale la pena ricordare che con la proposta di legge l'obiettivo è quello di perseguire gli atti e i comportamenti e non quello di perseguire le idee. Ci sono diritti che derivano dalle convenzioni internazionali, oltre che dai nostri padri costituenti, e quindi sono anch'io un po' curiosa di capire il problema, se si evidenzia un problema educativo eventualmente sulle modalità nei confronti di scelte educative che non devono in qualche modo corrispondere a problemi di discriminazione. Allora, ci sono altre domande? Mi pare di no, quindi per replicare alle domande che sono state fatte utilizziamo lo stesso ordine degli interventi, quindi cominciamo con il dottor Fabbrucino, a lei la parola. Grazie Presidente, le domande sono tante, non credo che sia possibile rispondere esaurientemente a tutti perché il tempo è ovviamente molto stretto. Volevo solamente, allora c'è un filo conduttore che mi lega con gli altri auditi, Massimo Gandolfini e Cristina Carturano, cioè ci sono alcuni passaggi che esposti da loro e con i quali sono d'accordo. La domanda, ma qual è il bene che dobbiamo tutelare con questa legge? Cioè, la discriminazione di chi? La discriminazione di alcuni casi, oppure vogliamo allargare alle discriminazioni che avvengono? Per esempio ho parlato della famiglia, che è il mio settore, perché credo che in questo momento la famiglia, nella famiglia italiana avvengono tante cose diciamo che non l'aiutano, e penso che sia sotto scacco, penso che dal punto di vista quantitativo, dal punto di vista statistico, dal punto di vista come bene collettivo, perché la famiglia è un bene collettivo, è un bene di questa società, merita un po' più di attenzione. Quindi se noi vogliamo, quindi questa è la questione epistemologica, noi vogliamo concentrarci su un aspetto dei fatti sociali e ignoriamo tutto il resto, diciamo che forse va aggiustato un po' il tiro. Il mio discorso era centrare un po' sulla famiglia, cioè nel senso che anche nella famiglia accadono tante discriminazioni, tanti atti che purtroppo minano le relazioni delle persone. Quindi una discriminazione secondo me va allargata a questo tipo di relazione. E quindi prevenire conflitti in famiglia, prevenire conflitti in queste relazioni. In questo momento in tutta Italia c'è una carenza istituzionale, cioè che non riesce a cogliere i bisogni di queste relazioni familiari, cioè accadono molte violenze e non dobbiamo aspettare quando la cronaca ci dice marito uccide moglie, moglie uccide figli, eccetera, eccetera, perché c'è molto più prima, c'è molto più di quello che esce sui giornali. Io dedico ore quotidianamente ad ascoltare queste situazioni, perciò vi parlo col cuore in mano, cioè vi dico che secondo me prestare poca attenzione a questo aspetto e portare su dei fatti sociali che proprio quantitativamente occupano un posto di minor rilievo potrebbe essere un errore proprio di fondo. Cioè, quindi puntiamo magari, centriamo degli obiettivi un po' più realistici. Io sono d'accordo con gli auditi precedenti che su una questione dell'identità di genere. L'identità di genere non la può fare fenomenologicamente chi pensa io mi sento uomo e sono donna, io mi sento femmina e sono uomo, cioè non è il sentire che può fare un'identità. Questo è il mio pensiero.
Però a parte questo, dobbiamo tutelare chiunque, e questo è giusto. Di questa legge c'è l'aspetto del reato, che è una questione, poi c'è l'aspetto della prevenzione, che è un'altra questione. Io sulla questione della prevenzione puntavo un po' a sottolineare quanto è importante a non arrivare che avvengano i reati, ma lavoriamo prima che ci siano i reati, perché questo sarebbe una responsabilità istituzionale. Cioè, perché dopo, vabbè, quando sono scoppiate, quando accadono le cose, ci saranno i tribunali, ma se noi lavoriamo prima, cioè, si abbattono molti costi sociali di tribunali, di assistenti sociali, dei comuni. Quindi per questo lavorare prima, lavorare sulla rete istituzionale prima. Quindi l'aspetto della prevenzione dei conflitti, della violenza, e dicevo che i conflitti familiari rientrano sotto un certo punto di vista nella violenza e nella discriminazione per l'identità di genere, perché i conflitti tra uomo e donna, sotto un certo punto di vista, sono anche un conflitto di genere. Perciò spostare un po' più l'attenzione epistemologica su queste cose, piuttosto su quelle, sul costrutto che magari in questo momento è al centro di teorie, e sono solo teorie queste poi, tra l'altro, no? Come anche qualche audito l'ha sottolineato. A me forse oggi c'è un atteggiamento contemporaneo, scusate se uso qualche termine filosofico, un atteggiamento metafisico rispetto ai problemi sociali, che li troviamo anche nella politica. Cioè ci piace la novità. Adesso la novità sarebbe queste teorie, però dimentichiamo i fondamenti di base, le persone. Quindi magari dimentichiamo che quotidianamente ci sono uomini e donne che hanno bisogno di avere risposte istituzionali, perché vivono del disagio nelle relazioni quotidiane. Quindi preoccupiamoci prima di rispondere istituzionalmente a questi bisogni con una rete istituzionale. Poi facciamo le feste, organizziamo le giornate, che sono pure belle, però la giornata di festeggiamento serve a molto poco se poi quotidianamente le persone non trovano istituzioni sul territorio, sul posto, che rispondano ai loro bisogni. Quando un marito e una moglie non vanno più d'accordo e inizia l'escalation della violenza, loro vogliono risposte in quel momento. A volte i litigi possono accadere di sera, non so, faccio un esempio, alle ore 23. Ma chi trovano alle ore 23 di sera? Qualcuno che intervenga? Esiste un servizio di questo genere? Allora, per esempio, ecco, pensiamo alle cose che possono servire. Le cose che possono servire sono queste. Le cose che possono essere gradite ai cittadini e alle persone, perché tanto qui siamo tutti uomini e donne, ma anche noi entriamo in delle relazioni familiari, marito, moglie, padre, figlio. Quindi questi problemi riguardano tutti. Sono quindi statisticamente e quantitativamente forse più urgenti. Io non posso, diciamo, vorrei rispondere a tutte le vostre domande, ma credo che c'è proprio un problema di tempo e mi dispiace, ma se volete lo possiamo fare anche successivamente. Il problema non è tanto un problema di ruoli, la crisi familiare non è tanto legato di ruoli, perché ovviamente le cose sono cambiate, è un problema di relazione. Una relazione tra uomo e donna ci sono tante variabili. Quindi poi ogni relazione a sé, diversa da un'altra. Quello che posso ovviamente evidenziare è che comunque famiglie con tanti figli, persone sposate da tanti anni, a un certo punto non riescono ad avere risposte istituzionali o aiuti, cuscinetti d'appoggio alle loro crisi. La violenza è frutto a volte proprio di queste crisi, di questa incomprensione, perché poi dopo... L'incomprensione è una caratteristica delle relazioni umane che prima o poi arriva in tutti i rapporti, in tutte le relazioni. Io ho potuto constatare che a volte basta molto poco, con servizi molto semplici, per aiutare le persone a superare questa incomprensione e quindi a stabilizzare, a superare crisi, a frenare, a arginare la violenza, che è molto brutta poi la violenza. Perché poi quando prende una strada la violenza, prende una sua logica, ha una sua logica la violenza. Quindi fatta poi di rivendicazioni, di sentimenti cronici, e diventa molto difficile poi con gli anni a frenarla. Quindi sarebbero questi gli aspetti sui quali volevo soffermare. Poi, e concludo, sono andato un po' sull'aspetto pratico e pragmatico dell'azione istituzionale, quando ho fatto la mia proposta.
perché credo che alla fine, ripeto, è meglio essere incisivi sulla realtà. Secondo me dobbiamo centrare un po' di più quello che è il significato di questa violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Anche i conflitti familiari secondo me ci entrano, però è una questione semantica o una questione di realtà sociale? È un quesito che forse voi politici, voi legislatori, dovreste secondo me trovare un punto in comune e rendere un servizio allo Stato e al popolo italiano. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Carturan. Il microfono, dovrebbe attivare il microfono. Sì, attivato adesso? Sì. Sì, bene. Ecco, volevo fare prima una precisazione importante. Quando ieri sono stata chiamata, sono coltivata come mamma, diciamo, che è impegnata nella scuola e quindi nelle relazioni come genitore. Poi mi hanno chiesto quale competenze ulteriori avessi da portare e, ok, essendo stata parte del passato, non attuale, del comitato di bioetica, ho un corso post laurea in bioetica, quindi ho delle conoscenze di bioetica. Ma lungi da me rappresentare qui, primo, il comitato di bioetica, assolutamente non lo Sì, sì, dottoressa Carturan, allora, la richiesta è stata fatta infatti già membro, quindi come membro, cioè stata membro, ex membro del comitato regionale, quindi io, dato che mi è stata fatta una richiesta specifica, io ho specificato in qualità di cosa è stata chiamata in audizione. È stata chiamata in audizione in qualità di ex membro del comitato, quindi per questo. Posso vedere questo. Quindi sì. Bioetica, nient'altro, ecco, non rappresento assolutamente. Ed è una conoscenza. Sì, chiaro, questo è chiarissimo. Di ciò che sta nel comitato di bioetica, né regionale né nazionale. Ecco, per quanto riguarda il primo intervento, dove la dottoressa mi rassicurava, e io non posso rassicurarmi, perché come le dico, qui in mano sul mio tavolo, la strategia nazionale del 2013-2015, che all'epoca molti, molti genitori ci studiamo molto bene e che poi sfociò anche in casi di insegnamenti pratici poi nelle scuole di ogni ordine e grado, da scuola dell'infanzia a primaria, a scuola superiore, che vennero denunciati nelle conferenze che noi genitori facemmo. Cioè di interventi magari in giornate contro l'omofobia, oppure di proposte di corsi formativi di educazione e fertilità in scuole dell'infanzia, che in quegli anni si affacciavano, per cui molti genitori, presi un po' così, non sapevano che pesci pigliare, vedemmo che c'era questa strategia, questo piano triennale, dove in effetti solo le associazioni LGBT, 29 associazioni, sono state chiamate a definire dei programmi educativi per i nostri figli. Questa cosa è già successa, quindi io non mi sento tranquilla, anche perché nell'articolo 6 non vengono nominate le associazioni dei genitori, che è un corpo intermedio importante, e nemmeno i genitori. Sono chiamate, richiamate le organizzazioni, sì, dei lavoratori, ma questo si rivolge alla polizia, cioè a vari ambiti della società, che sono tutti richiamati in questa nuova, diciamo, dottrina a cui ci vogliono allegramente inoltrare tutti quanti. Anche perché, le dico, mentre nel 2013-2015 potemmo liberamente, pacatamente, come si fa nelle società civili, democraticamente dialogare con le istituzioni, e vengono ritirati perché le istanze dei genitori furono ritirati validi. Cioè, in questo... Dottoressa Carturan, io non voglio interromperla nuovamente, dovrebbe solo avvicinare il microfono in modo tale che i colleghi possano sentirla chiaramente, altrimenti abbiamo qualche difficoltà. Sì, mi perdoni, forse così si sente meglio. Ecco, la mia preoccupazione nasce non da una norma di legge di 3 righe che dalla quale non si sa bene come andrà, ma perché l'abbiamo già visto, era pari pari, la stessa strategia triennale, la stessa uguale, UNAR, Dipartimento Pari Opportunità, coinvolte le stesse organizzazioni LGBT, che allora non coinvolsero assolutamente. Adesso abbiamo un patto di corresponsabilità, verrà rispettato, ma c'è anche il penale per il genitore che osasse dire, ok, io vorrei che i miei bambini non si insegni che tutte le famiglie sono uguali, oppure che tutti gli orientamenti sessuali scaturiscono dallo stessa progettualità di vita, con gli stessi effetti poi del lungo termine.
Cioè, voglio dire, qui si parla di penale. Cioè, io non posso esprimere una idea che possa essere considerata omofobica, anche se dal punto di vista mio posso, cioè, non mi ritengo assolutamente una persona discriminante, ma estremamente accogliente di tutte le idee. Però adesso abbiamo questa spada di Damocle sulla testa, per cui esprimere un semplice pensiero può portarci a un reato penale, al carcere. Ora, abbiamo visto anche altri paesi europei nel corso di questi anni, dove le normative di questo tipo, appunto le discriminazioni, appunto dell'orientamento sessuale di genere, sono state introdotte, di pari passo sono poi stati introdotti in modo, diciamo, di prevenzione, no? Per creare cultura, e corsi sulla affettività obbligatori. Vedi la Spagna, vedi la Germania, abbiamo la Croazia, abbiamo esperienze delle altre nazioni europee dove sono entrati in modo obbligatorio. Quindi abbiamo sperimentato questa preoccupazione, non è aleatoria. Ad esempio in Spagna hanno fatto obiezioni di coscienza a più di 55.000 genitori, hanno creato delle associazioni per dare supporto ai genitori che facevano obiezioni di coscienza a questi corsi formativi sull'affettività declinati in chiave gender. Un'ideologia che per me e per tutti direi non ha fondamenti scientifici e dimostrabili, e soprattutto non si può calare, le dico, non si può sperimentare sui bambini, non sono capi di laboratorio. Quindi no discriminazione, no violenza, parliamo degli adulti, ma mi pare che il nostro ordinamento, che è democratico, già tuteli tutte le persone in modo compiuto. Cioè non vi è discriminazione nella tutela della libertà di pensiero, della libertà di esprimere il proprio orientamento sessuale. Cioè chiunque può liberamente esprimere la propria personalità ed è tutelato dal nostro ordinamento giuridico. E anzi, per converso, si potrebbe parlare di una tutela rafforzata per alcune categorie di persone che sarebbe discriminatoria nei confronti di soggetti socialmente vulnerabili. Ad esempio i diversamente abili, gli obesi, gli anziani. Quindi ecco, i bambini secondo me vanno lasciati stare, e fra l'altro questo indottrinamento secondo l'ideologia di genere, secondo numerosi psichiatri, come ad esempio lo psichiatra Italo Carta, diceva che se i bambini si presentano le cose così come non sono, e gli si sconvolge, si fa del male. Si parlava prima dell'OMS, no? Che richiede un concetto di salute più completo, non solo di mancanza di malattie. Io non posso minare la salute psichica di un bambino, di un bimbo di 18 mesi, cosa vado a raccontare? Che tipo di educazione? Cosa vogliamo dire? Lasciamoli crescere liberamente. Nel libero confronto all'interno della famiglia formata da un madre e una padre, cresceranno da soli, nella loro spontaneamente, matureranno la loro affettività. Non dobbiamo andare a insegnare niente ai bambini dell'asilo nido, mentre questa sigla nazionale si rivolgeva ai bambini dell'asilo nido dicendo che dovessero incoraggiare a esprimere il loro orientamento sessuale. Fanciulli, parlava nell'interesse superiore del fanciullo, eccolo qui. Consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale al fanciullo. Allora, il fanciullo non ha una capacità sessuale perché non è ancora un adolescente. Quello che ha è un corpo che si è sessuato perché è maschio e femmina. E questa è la realtà che tutti i giorni i bimbetti vedono e conoscono. Lasciamo di crescere, sono bambini. E per quanto riguarda, mi diceva, le tematiche del bullismo, purtroppo sì, io ho dei figli, vanno a scuola, e se sono obesi, se hanno i capelli ricci, se sono lenti, quante tematiche affrontiamo veramente, ma nel modo serio, sì, i bambini devono essere aiutati ad accettarsi l'un l'altro, in tutte le situazioni della vita. Ma non bambini o adulti più tutelati di altri, perché il problema dei bambini o degli adulti, cioè, va affrontato in modo generale con l'educazione civica. Bisogna fare educazione al rispetto reciproco, sì, va fatta, sì. Però ecco, se vi parlate di sperimentazioni sociali, di indottrinamento ideologico, di teoria di gender, no, allora no. Io penso che non ci sia modo di emendare questa legge se continua a portare avanti la volontà di indottrinare i nostri bambini secondo la ideologia di genere, che prevede che ci siano 54 unità di genere e che esista il queer, il fluido, è troppo distante dalla realtà. Ecco, quindi adesso terminerei qua il mio intervento, c'è dell'altro, volentieri.
Bene, grazie. Passiamo all'ultima replica, dottor Gandolfini. Grazie Presidente, cercherò di essere al massimo sintetico. L'onorevole Sprocchiello dice che questa legge ha come obiettivo di tutelare la libertà di tutti, di tutte le persone. Anche poi nella parte finale, con degli esempi concreti, come ha chiesto, dicendo esempi didascalici, come ha chiesto l'onorevole Rovelli, cercherò di argomentare in maniera opposta rispetto a una dichiarazione certamente sincera e legittima, ma che non corrisponde alla realtà, perché in realtà questo disegno di legge, se dovesse essere convertito in legge, toglie una buona parte di libertà di pensiero, di opinione, di manifestazione del pensiero ad alcune persone che potrebbero essere tacciate del cosiddetto reato di omofobia. E comunque il nostro faro, penso che su questo dovremmo essere tutti assolutamente d'accordo, è l'articolo 3 della Costituzione. E l'articolo 3 della Costituzione parla chiaramente del fatto che nessuna persona, nessun cittadino italiano può essere discriminato per sesso, religione, eccetera, e per condizioni personali e sociali. Cioè già nell'articolo 3 che c'è che nessuno per condizioni personali, quindi ad esempio la scelta di una condotta o di un'affettività omosessuale, deve essere fatta oggetto di discriminazione. Quando poi mi si dice e mi si portano i casi appunto di questi colpi di pala di questa persona transgender messa nel tombino, eccetera, eccetera, è chiaro, questi sono dei reati che devono essere perseguiti a norma del codice penale, e nel codice penale ci sono tutti gli articoli necessari per punire severamente reati di questo genere. Perché è chiaro che chi pratica azioni di questo genere è semplicemente un delinquente, un criminale, e come tale deve essere condannato e sanzionato. Se poi risulta che l'ha fatto perché la persona era transgender, c'è il bellissimo articolo 61 del codice penale che dice che se il reato viene commesso per ragioni futili o per motivi abietti, deve avere un supplemento di pena. Una legge che tuteli in modo particolare le discriminazioni cosiddette nei confronti delle persone omosessuali è una legge assolutamente inutile, e se la si vuole imporre a colpi di votazioni è perché c'è un'imposizione ed un pensiero ideologico che non ha nulla a che fare con la giustissima, legittima difesa e tutela delle persone per scelta della loro condotta. E poi voglio anche sottolineare un'altra cosa. Questo disegno di legge che si propone come antidiscriminatorio in realtà produce una nuova discriminazione, che è quella delle persone che invece la pensano in maniera diversa. Io vorrei che una persona di buon senso, non perché è iscritta al partito X, Y o Z, perché vorrei che una persona di buon senso rispondesse a questa semplicissima domanda. Perché io posso dire che se vedo una persona che mette le dita nel naso mi fa schifo, se vedo una due persone, un maschio e una femmina, che in mezzo alla strada magari ci sono i bambini e si baciano calorosamente mi fa schifo, e se dico che se vedo due persone dello stesso sesso che compiono esattamente lo stesso atto non posso dire che mi fa schifo, perché altrimenti sono un omofobo, sono un discriminatore, sono un nazista e tutta quella bella narrativa fantasiosa che corre dietro a tutte queste condizioni. Per dire che non mi sto inventando l'acqua calda, dico quello che è successo in Inghilterra, un paese evidentemente gay friendly, un paese che ha tutte le normative per tutelare Tizio, Caio e Sempronio. Una studiosa, una giornalista storica femminista della sinistra radicale, quindi non è di sicuro del mondo cattolico o cristiano, questa dice: il sesso non è un sentimento, femmina è una classificazione biologica che si applica a tutte le specie viventi. Se produci grandi gameti immobili sei femmina, e lo sei anche se sei una rana. Se vuoi proteggere i diritti delle donne, lo devi fare in base al sesso. Non c'entra niente il genere. Questa
questa signora che osa fare un'affermazione discriminatoria di questo genere è stata perseguita per reato di omofobia. Ecco perché è un bavaglio. Noi oggi portiamo la mascherina anti-Covid. Questo è un bavaglio posto alla libera espressione del pensiero e dell'opinione. Sempre rispondendo a questa volta all'onorevole Pini, fornirò questo disegno che spero possiate vedere, non so se riuscite a vedere, comunque ve lo manderò, perché questo è dell'OSCAD, per cui è un istogramma fatto dall'OSCAD e quindi è scaricabile dovunque. Si dice che questi reati, hate crime e hate speech, vanno dal 10 settembre 2010 al 31 dicembre 2018, il che vuol dire che dal 2014 al 2018 sono stati monitorati secondo ascrivibili alla condizione di orientamento sessuale e identità di genere. E siccome questo è un lavoro che non ha fatto un'associazione particolare, ma che ha fatto un organo dello Stato, credo che non possa essere bollato semplicemente perché io penso che le cose non siano andate così, o penso che ci siano dei reati che non sono stati rubricati e che non sono stati perseguiti. Questa è una legittima, libera espressione e pensiero personale, così come io altrettanto liberamente posso dire che invece secondo me le cose non vanno così e che questo è un dato esattamente oggettivo alla quale tutti possiamo attingere. Ancora una cosa volevo dire al rispondere alla domanda e poi mi concludo perché occuperei troppo tempo. Sempre l'onorevole Pini dice questa è una categoria, quella delle persone con orientamento identità di genere, è una categoria particolarmente discriminata e particolarmente debole. Beh, allora signori, questo disegno di legge fermatelo e aumentate il numero delle categorie. Perché se c'è una categoria che è bullizzata nelle scuole sono i bambini o le persone o i ragazzi obesi. Sono i bambini o le persone e i ragazzi alopecici, cioè quelli che diventano calvi per alopecia. E non esiste una legge che tutela i bambini obesi quando magari l'insegnante stesso gli dice tu sei un ciccione che non è capace di scavalcare un'asticella di un metro. Allora se vogliamo tutelare davvero, se davvero il nostro animo, il nostro intento, la nostra coscienza, Presidente, è quella di tutelare persone deboli e fragili, incominciamo a tutelare le persone che sono realmente deboli e fragili. Perché, e qui arrivo, e quindi allarghiamolo, il parterre delle persone deboli che devono essere tutelate. Ma non c'è bisogno, perché c'è l'articolo 3 della Costituzione. Per condizioni sociali e personali nessuno deve essere discriminato, bullizzato, fatto attore di violenza. Quelle persone che con la pala vanno a picchiare due persone devono essere condannate non perché hanno picchiato due omosessuali, ma perché hanno picchiato due persone. Allora, i possibili scenari, e con questo chiudo, Presidente, che rispondendo all'onorevole Bellucci e all'onorevole Ravelli, i possibili scenari li pongo sotto forma di domanda. Se passa la legge che introduce il reato di omofobia e il reato di istigazione all'odio, voglio far notare che un eminente rappresentante senatrice del Movimento 5 Stelle ha esplicitamente detto che si voleva introdurre il reato di propaganda, ma purtroppo non è stato introdotto. Ma però c'è il reato di istigazione all'odio, testuale, cito testualmente, e con questo li prendiamo dentro tutti. Questo è quello che dice questa senatrice. Allora, faccio gli scenari e le didascalie di cui ha chiesto l'onorevole Bellucci e l'onorevole Rovelli. Si potrà dire che la famiglia umana, uomo e donna, è una sola, senza cadere nel reato di omofobia? E queste parole non sono di Massimo Gandolfini, sono di un signore che si chiama Papa Francesco, 16 giugno 2018. Si potrà dire che rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua necessità, il suo diritto naturale ad avere un padre e una madre? Sempre Papa Francesco, Amoris Laetitia 172. Si potrà dire che i bambini nascono dall'unione di un uomo e di una donna e che la pratica dell'utero in affitto è incivile, abominevole e costituisce un vergognoso sfruttamento del corpo femminile? Si potrà dire che i generi sono due, maschio e femmina,
e che le cosiddette identità di genere sono, cito tra virgolette, uno sbaglio della mente umana, Papa Francesco 22 marzo 2015. Si potrà citare San Paolo nella sua condanna alla sodomia, il catechismo della Chiesa Cattolica nei canoni, eccetera, eccetera? Si potranno educare i propri figli e tenere corsi educativi in cui i rapporti omosessuali sono definiti intrinsecamente disordinati, contrari alla legge naturale e non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale, tali che non possono essere approvati in nessun caso? Congregazione della Dottrina della Fede 1986, canone 2357. Si potrà affermare che non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie neppure remote fra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia, Amoris Laetitiae 251. Sarà possibile per il gestore di una palestra vietare l'accesso allo spogliatoio femminile ad un uomo che si dichiara di sentirsi donna? Sarà possibile proibire la partecipazione a gare sportive dell'altro sesso a persone che si dichiarano transgender? Sarà possibile fare ricerca scientifica? Voglio ricordare al Presidente, ma ce l'ha certamente davanti, che la mia attività professionale è di neurochirurgo e psichiatra, per cui qualche competenza in campo ce l'ho. Sarà possibile fare ricerca scientifica libera su temi come omogenitorialità e benessere psichico del bambino, le ragioni scientifiche dell'omosessualità, i ruoli materno e paterno nella strutturazione della personalità del bambino senza essere oggetto di reato omofobico? E la chicca è successa 2 ore fa, Presidente, onorevoli parlamentari che siete presenti. Mi telefona un caro amico di una città che non è la mia, io abito a Brescia, mi telefona un caro amico e mi dice: senti Massimo, io mi trovo in una situazione imbarazzantissima e ho un po' di paura. Che cosa ti succede? Io ho un appartamento che affitto a studenti universitari, è di una famosa città universitaria. Questo appartamento è affittato a 2 signorine, a 2 ragazze. Oggi si presenta da me una persona che è uomo, ma che si definisce transgender e chiede di poter essere, diciamo, alloggiato nel medesimo appartamento. Cosa succede se gli dico di no? Se questo va dal primo giudice, va dal primo avvocato per la strada e gli dice: lui mi ha rifiutato l'allocazione dell'appartamento perché io sono una persona transgender. Vi sembra questo un comportamento civile e che è legato alle tradizioni democratiche del nostro popolo? Allora, se quello che ci sta a cuore è davvero il benessere dei bambini in generale, e voglio ricordare a tutti che la strutturazione della personalità del bambino non l'ho inventata io, l'ha inventata un signore che si chiama Sigmund Freud, e che questa strutturazione è completa al compimento del 20° anno. Io quando sento parlare di identità di genere nella scuola d'infanzia, non io, a ognuno di noi dovrebbe accapponarsi la pelle, perché il bambino ha diritto di essere trattato ed educato secondo delle categorie precise. Il queer non esiste per il bambino, è un confondente, è una struttura mentale che il bambino non ha le categorie cognitive per poterlo apprendere. Ma se anche contemporaneamente noi vogliamo garantire la non discriminazione, giustamente la non discriminazione delle persone che hanno una condotta omosessuale, certamente questo disegno di legge non è a favore loro, perché crea un discrimine che anche dal punto di vista sociale può diventare ancora più discriminante. Diciamo che tutte le persone devono essere difese e devono essere aiutate a non essere nella maniera più assoluta né discriminate né fatte oggetto di violenza, e allora insegniamo l'articolo 3 della Costituzione, insegniamo gli articoli del codice penale, insegniamo ai bambini, oltre al fatto che appartengono a 2 generi, non a 54, che sono maschio o femmina. Poi esistono le questioni di patologia, ma non è di sicuro il caso di affrontarle oggi. Insegniamoli a strutturare una personalità per la quale sanno che nessuna persona al mondo, dal polo nord al polo sud, può essere fatto oggetto di violenza e di discriminazione. Bene, vi ringrazio per i vostri contributi e dichiaro conclusa questa audizione. Vi auguro una buona giornata. Grazie, noi passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Grazie Presidente.